Non è bastato un campionato intero per assegnare lo scudetto. Sarà lo spareggio ad incoronare la regina del torneo. A Brioli ed Elettra Marconia si sono equivalsi in termini di punti alla fine della regular season. Tra una settimana al massimo due si rinnoverà il duello per la promozione in gara secca ed in campo neutro, probabilmente in Val d'Agri o in un centro basentano. Nell'ultimo atto della stagione regolare intanto il Marconia ha espugnato il campo del Villa d'Agri, mentre la Briola di Gillo Ramaglia si è confermato invincibile in casa, inanellando il decimo successo di fila contro il Peppino Campagna Bernalda di Giuseppe d'Ascanio. La partenza del match promette bene alla Briola. Già dopo due giri di lancette il cross da sinistra di Nicola Palmieri viene girato in porta da Domenico Marra, ma è insuperabile Antonio Bellino pronto alla deviazione in angolo. All'ottavo scambio veloce tra Francesco Schettino e Domenico Marra, con quest'ultimo che penetra da destra nell'area piccola ed intraprende un duello ravvicinato con il portiere Antonio Bellino sulla linea di porta, prima che la sfera venga spazzata via da un difensore ospite. All'undicesimo minuto la combinano grossa Salvatore Langone e Piero Videtta, che regalano il vantaggio al Peppino Campagna Bernalda di mister Giuseppe d'Ascanio. Un errato retropassaggio in area manda comodamente in rete Alfredo Gallitelli, che ringrazia per il gentile cadeau. La Briola non demorde dopo lo svantaggio e riprende a macinare occasioni. Dalla sinistra Nicola Di Dio pesca la testa di Francesco Schettino, che colpisce male e spedisce fuori al quarto d'ora. L'occasione colossale del pareggio abriolano capita al 22esimo, sui piedi di Domenico Marra, che beneficia della velocità sulla sinistra di Gibril Badie e del velo in mezzo all'area di Francesco Schettino. È strepitoso però l'intervento con il piede di Antonio Bellino a negare la gioia del gol. Passa soltanto un minuto e la Briola rientra in partita. Nicola Palmieri raccoglie un disimpegno difensivo di Nicola Mauriello e dal limite conficca la palla all'angolo. Davvero un gran bel gol. La reazione del Bernalda è nei piedi di Giuseppe De Donato, che calcia una punizione debole tra le braccia di Piero Videtta alla mezz'ora. Al 41esimo minuto Alfredo Gallitelli prova a sorprendere il numero 1 abriolano, Piero Videtta, con un tiro dalla distanza. Nella ripresa la Briola di Gino Ramaglia vuole fortemente la vittoria. Al 14esimo il bomber Francesco Schettino fa tremare la traversa di testa, ben imbeccato da sinistra dal cross di Nicola Di Dio. Subito dopo Gibril Badie gira di testa in aria una precisa punizione di Vito La Rocca, con la palla che carambola di poco fuori. Al 21esimo minuto gol fotocopia per la Briola. Luca Pagno respinge corto nella sua area di rigore e Nicola Palmieri lascia partire una fucilata in rete per il successo della Briola e la doppietta personale.